Come va con la R, Moscia? Ci stai lavorando sopra? È dura, vero? Ma io ho fiducia in te. Sono convinto che ce la farai. Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Buongiorno da Alghero. Oggi vedremo altri esercizi che ci aiuteranno a trovare una buona pronuncia della R, gli esercizi per la lingua. Beh, non c'è due senza tre. Non questi esercizi, cioè facciamoli pure, che male non fa, ma cercheremo quegli esercizi che ci danno scioltezza e tonicità. Ovviamente non sono ad Alghero, ma Alghero si pronuncia con la E aperta. Disclaimer. Si pronuncia così? E comunque la mia pronuncia da Basic English è abbastanza imbarazzante. Io sono soltanto docente di recitazione e regista, non sono un logopedista. Benché la serie di esercizi che ti sto dando in questa serie di video sono simili o uguali a quelli che ti darebbe un logopedista, logopedista non sono. A lei o a lui ti dovresti rivolgere se pensi di avere patologie a carico dell'apparato fonatorio, soprattutto se pensi che le possa avere un bambino. Se invece hai idea che puoi lavorare sulla tua pronuncia seguendo i miei consigli, che pessimi non sono, possiamo andare avanti tranquillamente. Quindi non perderti nemmeno un video, iscriviti al canale ed attiva la campanellina, sarai informato ogni volta che esce un video. Problemi di impostazione della R sono essenzialmente di due tipi, fisiologici oppure di impostazione. I problemi fisiologici sono, ad esempio, il frenulo corto. Che cavolo stai dicendo, Willis? Il frenulo è una piccola parte di tessuto che unisce la parte inferiore della lingua al basamento della cavità orale. Non sei tu che valuti se lo hai corto. Il frenulo, ovviamente. Rivolgiti ad un medico oppure sentine un paio. Se il tuo frenulo è corto, puoi anche impazzire di esercizi, ma difficilmente riuscirai a pronunciare la R. Se invece il tuo frenulo, come nella maggior parte dei casi, è nella norma, allora ce la puoi fare. Con un paio di pinze e una buona saldatrice. Principalmente i problemi sono due. Il primo è quello che avevo anch'io: anziché far vibrare la punta della lingua sugli alveoli degli incisivi superiori, facevo vibrare il dorso della lingua sul palato molle, che è la parte iniziale del palato, in questo modo. L'altro problema è quello di non riuscire a far vibrare nulla, e cioè disperdere la famosa colonna d'aria delle dimensioni di una cannuccia che abbiamo visto nello scorso video, ricordi? Ovunque. Tranne nell'unico punto in cui deve uscire, tra gli alveoli degli incisivi superiori e la punta della lingua. Immoleremo questa giovane fanciulla al grande dio Moloch. Ci nutriremo del suo sangue, della sua sofferenza, del dolore del suo compagno. Ed invece è lì che deve risuonare, perché lo sbattimento, chiamiamolo così, della punta della lingua contro gli alveoli continuo produce questo suono. Non voglio ripetere cose già dette, quindi se vuoi sapere il primo esercizio che ho dato nello scorso video che su di me ha funzionato benissimo, vatti a vedere il video della settimana scorsa. Per una buona pronuncia della R abbiamo bisogno di una lingua forte, consapevole, in grado di essere anche molto rilassata. Quindi prova questi quattro esercizi. Schiocca la lingua, come per imitare il rumore degli zoccoli di un cavallo sull'asfalto, facendola sbattere dall'alto verso il basso, in questo modo. Più fai rumore, meglio è. Prova a toccare con la punta della lingua prima il naso e poi il mento. Questo non te lo faccio vedere perché ho pietà di te e schifo di me. Tocca con la punta della lingua il centro prima di una guancia, poi dell'altra, cercando di mettere la lingua il più a punta possibile. Così. Nessuna pietà questa volta. Traccia sul palato qualcosa con la punta della lingua. Numeri, lettere, tutto l'alfabeto, il simbolo dell'infinito, quello che vuoi tu. Boom.
Il Big Bang scaraventò 6 cristalli elementari attraverso l'universo vergine. Ognuna di queste gemme dell'infinito controlla un aspetto essenziale dell'esistenza. E ricorda che la correzione della R è un lavoro lungo, che richiede pazienza, costanza, un lavoro per molti, ma non per tutti. Ma sono convinto che tu ce la possa fare. Quindi dedicaci almeno 10-15 minuti ogni giorno, 7 giorni su 7. Potrà sembrarti tanto, ma prova a pensare a quanto tempo sprechi guardando minchiate su Instagram o su qualsiasi altro social. Ci ho scritto persino un testo teatrale su questa cosa. Video inutili di persone inutili, mi viene in mente qualcuno. Sfondo verde, maglietta rossa, molto bello, eh? Lui è bello. Eccoti infine alcuni sciogli lingua su cui potrai esercitarti. Come ti ho suggerito nel video della scorsa settimana, se non riesci a fare la R la puoi sostituire con una T oppure con una D, che sono consonanti molto simili. Per l'esercizio di sostituzione ti direi di utilizzare preferibilmente la D. Inizialmente puoi anche aiutarti con un oggetto molto sottile, tipo una matita, posizionandolo appena appena tra i denti per trovare la giusta distanza in questo modo. R D. 33 trentini entrarono in Trento trotterellando. Remo, rema sul Reno, con remi di rame. Ebbene, si dice remo, rema e Reno, tutto con la E aperta. La prossima settimana ci sarà un'ultima lezione dedicata alla R. Nel frattempo, se ti eserciti con pazienza e costanza, vedrai che entro la prossima settimana dovresti poter vedere i primi risultati. Se non li hai visti, non mollare. Grazie per aver guardato questo video. Iscriviti al canale, se hai qualche domanda, commenta pure qui sotto. E se vuoi sapere come posso aiutarti a migliorare la tua dizione, la tua pronuncia, contattami e prenota una breve consulenza gratuita via Skype. Puoi trovare i miei contatti su Instagram oppure sul sito web. E come al solito ti invito a mettere like e a curiosare gli altri video sul canale. A presto! Remo? Rema sul rem. Cazzo, Remo? Sul rem. Poi è difficile tracciare con la tua lingua qualcosa sul palato di un'altra persona. Però si può fare.